ETA BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi. Alla conoscenza dobbiamo la memoria del passato e il futuro che sapremo costruire per i nostri figli. Eppure in Italia la conoscenza sembra come svuotata di importanza, sbiadita da una realtà che individua come vincenti un altro genere di valori. Ma allora che fare per riportare il sapere al centro delle scelte politiche, economiche e umane nel nostro paese? E soprattutto come conciliare i vecchi modelli di apprendimento con le nuove tecnologie e i social network in cui sono immerse le nuove generazioni? E questo fine settimana, accanto all'iniziativa di Udine, c'è anche un altro importante appuntamento che si inserisce sullo stesso filone, sulla stessa ispirazione. Do il benvenuto al sindaco di Ripe San Ginesio, in provincia di Macerata, Paolo Teodori. Buongiorno a tutti voi, grazie. Allora, sabato e domenica voi avete organizzato, in contemporanea col Festival di Udine, Borgo Futuro, che è praticamente il festival della sostenibilità a misura di Borgo. Ci dica un po' di che si tratta. Ma Borgo Futuro nasce da un'intuizione da parte della nostra amministrazione nel 2009, la prima edizione è stata nel 2010. Borgo Futuro nasce come festival della sostenibilità a 360 gradi, però Borgo Futuro non è rimasto un festival fine a se stesso, ma è stato anche, diciamo, promotore di alcune azioni amministrative. Quindi Borgo Futuro era l'evento, però da questo evento noi abbiamo preso spunti per una buona amministrazione vista proprio nell'ottica della sostenibilità. Ecco, lì il progetto è quello di trasformare, sì, partendo da Borgo, sì, dal vostro Borgo, trasformare un po' questi piccoli centri abitati della provincia italiana, di poche anime, di un migliaio di anime, 800 addirittura nel caso vostro, sì, in luoghi di rinascita del paese, in cui ristrutturando le abitazioni secondo criteri di sostenibilità ambientale, e voi avviate dei progetti. Ci racconti un po' il caso vostro? Noi siamo partiti dall'idea che vorremmo recuperare questi spazi che sono comunque morti. Allora, il recupero di questi spazi vuoti mettendoli a disposizione di attività che possono essere attività competitive, mettendoli a disposizione anche a prezzi calmierati o addirittura a costo zero per giovani imprenditori, commercianti o artigiani che comunque vogliono fare delle attività innovative. Comunque tutte quelle tipi di attività che guardano comunque al concetto del Borgo Futuro. Noi stiamo facendo, per esempio, create degli spazi di co-working dove le persone, sì, gli artisti spazi di co-working, oppure comunque anche artisti nel senso più nobile della parola, per esempio noi vorremmo accogliere comunque anche pittori, poeti o comunque giornalisti, scrittori, facendo passare comunque il messaggio che chi fa attività creativa possa avere una migliore ispirazione se magari lavora in un centro dove c'è serenità, pace e tranquillità, riportare anche il lavoro a dimensione d'uomo, quindi magari non essere costretti magari la mattina a fare 50-100 km per spostarsi sul luogo di lavoro e poi ritornare la sera a casa, quindi trovare anche una sinergia tra il luogo dove vivere e il luogo di lavoro. E poi voi avete, insomma, è un progetto a 360 gradi che, sì, praticamente oltre a creare questi spazi per il lavoro collettivo volete creare una residenza per anziani, un orto comunitario, insomma create anche un dialogo tra generazioni in modo da ripopolare il paese. Infatti, in una logica di solidarietà, progetto, no? Infatti noi nel progetto puntiamo anche sulla longevità attiva, quindi far sentire anche le persone anziane anche nell'ultima parte, diciamo, della vita, farli sentire dei soggetti che comunque sono vivi, quindi stiamo cercando di portare avanti dei progetti che possano anche integrare anche la vita, le attività di questi anziani, soprattutto puntando tanto sullo scambio di esperienze tra l'anziano e magari i ragazzi più giovani, quindi magari, che ne so, insegnare a fare la pasta fatta a mano e di contropartita magari il giovane che insegna magari alle persone più anziane a usare il computer, internet. Allora, il fine settimana, il 4 e 5 luglio, tutti a Borgo Futuro a Ripe San Ginesio. Tra l'altro ci sono personaggi di statura internazionale come Serge Latouche, Silvana Agosti, sì, e Bob Korn. Grazie sindaco, a Paolo Teodori. Grazie a voi per la vetrina. Buona giornata.